Allora, in questa demo andiamo a vedere come creare una semplice IoT application per farvi interagire un po' con le IoT application. Quindi andate sulla piattaforma, quindi non più sulle slide, e come avete fatto prima andate su IoT application. Ah, ok. Quindi allora, questa è una demo che fa lui, ok? Non avete bisogno di seguire passo passo, vabbè. No, nelle slide è descritto una dimostrazione che lui ora farà live. Va bene? Quindi voi non la dovete fare perché non avete accesso. Quindi lui ora vi fa vedere una demo che voi però potete leggere passo passo nelle slide. Quindi io vi consiglio di aprire le slide al e seguire punto in cui slide. Eravamo. Okay. Okay. E di andare al passo successivo. Bene. Allora, dai. Allora, come penso fa questa IoT app. Ah, già, quello che fa ce l'abbiamo. Esatto. Questo che fa? Vai sulla cosa PG Next. Sì. Allora, si va a creare una IoT application che legge un valore in real time da un servizio e lo pubblica su una dashboard e invia un'email a qualcuno. Quindi io ho un valore, lo leggo, me lo visualizzo, esempio i parcheggi liberi di un determinato parcheggio, quando mi alzo la mattina voglio sapere quanti ce n'è prima di partire, se non ho voglia di andare a vedere mi mando l'email, e l'email arriva e leggo subito il numero. Quindi, molto importante penso sull'IoT, penso sono entrato la prima volta sulle IoT application, ricordatevi il pulsante rosso là, perché fino a che non premete quello rimane il vecchio flusso, anche se voi avete messo già altri nodi. Ve ne accorgete perché rimane nodi col pallino blu. I nodi col pallino blu non stanno eseguendo. Quindi se c'è pallino blu, di sicuro quello là è rosso, premetelo perché se no avete ancora quello precedente. Non è indispensabile ogni micro passo che fate rifare la pressione del pallino blu. Come non è indispensabile che quando editate un documento Word fate il salvataggio ogni 4 secondi ogni parola che voi scrivete. Il salvataggio lo farete quando avete fatto qualcosa di significativo. In questo caso quando avete raggiunto un flusso composto da tanti blocchetti che abbia un qualche senso. Questo è quello che vi consigliamo. Certo, bene. Se ora faccio deploy, quel nodo lì non serve a niente, perché lì senza niente attaccato in uscita sta lì. Esatto. Quindi lui ha preso questo inject che sta qua su. Vi faccio notare una cosa, che il blocchetto si chiamava inject, quando lui era spostato ha cambiato nome, timestamp. Allora, questo cosa significa? Significa che questo può succedere, ok? Cioè, i blocchetti, il nome che vedete nel menu sulla, che potete scrollare, scrolla un po' quel menu sulla sinistra. Questo qua. Allora, qua ci sono tutti i blocchetti che avete visto prima, sia gli S4C, cioè quelli fatti da noi, e quelli standard. Potete aggiungere altri blocchetti, però dovete essere autorizzati da noi perché alcuni blocchetti potrebbero violare alcune direttive di sicurezza. Li potete cercare. Li potete cercare nella library. Con il nome che hanno là, se io cerco timestamp non dovrebbe apparire. Cioè, questa è la operatività basic. Quindi lui ha preso quel blocchetto e l'ha messo là. Poi vi faccio vedere cosa fa questo blocchetto con il nodo di debug. Anche il nodo di debug vi faccio vedere che ha cambiato nome, ok?
Che cos'è un nodo di debug? È un blocco che manda un'informazione qua dentro, clicca sul tab debug. Sul tab debug. Mentre le info sono le informazioni del nodo che attualmente è selezionato. Lo vedete dal info colore arancione. Info vuol dire help. Bene, help vi del spiega. Blocco. Poi potete cliccare e tirare e viene fuori la riga e connettere. Lo mollate. Ora sono tutte e due col pallino blu, se io pigio qua non succede nulla e vi avverte, vi dice hai delle modifiche non deployate, ne appare tante perché sto cliccando tante volte, si rimane, se no va via. Se premo deploy faccio una cosa, metto che faccio il deploy solo sui flussi modificati, se no ho altri flussi e mi vanno in esecuzione gli altri. Se adesso premo, vedete, arriva il timestamp. Infatti, lui si... è andato, scusate, è andato via. Andato sotto qua. Si chiama timestamp perché di base il nodo di inject invia il timestamp attuale in uscita. Timestamp è un termine tecnico, vuol dire che arriva un numero di secondi partendo da giugno del 1960. Un delirio. Vedete, se ci cliccate vi arriva la traduzione che sarebbe adesso. Che sembra che ancora più si è andati. E sono molto comodi per noi informatici. Comunque quel numerino lì, se si passa sopra con il se si clicca mi fa vedere la trasformazione in un'ora cristiana leggibile dagli esseri umani. E è due ore indietro perché si riferisce la Z in fondo è zero offset, quindi è Greenwich. Però questa poi ma vi ricordo qual è l'obiettivo, è quello di fare un aggeggio che poi vi manda una notifica, quindi questo passo zero lo trovate nelle slide, è quello. Ok, cominciamo a capire come funziona questi blocchi. Vedete, allora ora vado a prendere. Per imparare, per quello all'inizio abbiamo fatto vedere quali sono i blocchi più interessanti. Ora vado a prendere il nodo service info e quando ho un collegamento fra due nodi e ce lo devo mettere nel mezzo, vedete, diventa tratteggiato e lo posso rilasciare e viene unito automaticamente. Vabbè, questa è una finezza. Ma è comoda, se uno le deve fare tanti collegamenti è comoda. Cliccandoci due volte sopra il nodo. No, quel nodo service info è un nodo snap for C. Non esiste quel nodo lì nello standard node red. È un nodo che ti permette di accedere alle informazioni geolocalizzate di tutto quello che è nel mondo, diciamo, della Smart C. Sapendo l'identificativo del servizio, voi potete chiedere le informazioni attaccate a quel servizio. Se il servizio è un tempo reale, potete avere le informazioni di tempo reale. Se ha dei dati storici, potete avere le informazioni di dati storici, non con quel blocchetto lì, ma con quella DB, che è l'info. In questo qua c'è solo i real time, quindi gli ultimi valori. Ora, mi sono andato, siccome avevo già fatto il flusso, a prendere l'identificativo del parcheggio per Accini Meyer, quello si trova qua. Nella demo successiva vi farò vedere come andare a recuperare questi servizzuri. Ci sono i dettagli, quindi seguite via via che lui fa. Io vi consiglio di seguire le slide perché è la modalità migliore per poter andare avanti e comprendere. Quando avete messo la vostra configurazione è importante pigiare done, anche se volete andare a cambiare un altro nodo, perché in alcuni nodi se non pigiate done vi cancella tutto e poi lo dovete reinserire. Fatto questo e fatto deploy, se ripremo sul nodo di inject mi arriva il JSON. Nel name si può anche lasciare vuoto, perché per esempio il nome, se voi scrivete qualcosa lì il blocchetto assume quel nome. Questo significa se avete messo 10 blocchi service e messi nel vostro flusso,
magari uno legge il parcheggio, l'altro legge l'umidità, l'altro, quindi li potete dargli voi dei nomi in modo che poi graficamente il vostro flusso, perché se no tocca ricliccare su tutti e andare a vedere, se avrebbero tutti lo stesso nome non si capirebbe più niente. Questo si può chiamare per Peraccini Maier. Sì, vabbè, è un buon per nome esempio. Quindi in uscita abbiamo il JSON che ha i dati del servizio. Ora, questo è un JSON in formato GeoJSON. Puoi anche aumentare la dimensione del font con CTRL più. No, era no. Vai. Perché CTRL più aumenta solo questo, no, questo. Non so se sì, è qui. No, ma quello aumenta di là. Allora, questo aumenta. L'uscita del messaggio. Questo di quando? Ok. I messaggi sono gerarchici, sono in terminologia JSON. Sì. E potete, cioè la geometria, le proprietà, il tipo, il real time, insomma, sono messaggi abbastanza articolati. E quando, per esempio, in real time, apri qui in real time, apri ancora. Ovviamente sono. Apri ancora, cioè. E abbiamo tutti i dati di quel parcheggio. Questo è. Apri ancora free parking, eccolo qui. Questo c'è il free parking lot 57. Dice, ma è un sistema molto complicato. Direi, se lo avete detto, non siete informatici, avete ragione. Non vi faccio una colpa. Però il sistema vi aiuta. Per cui, se andate qua sopra, vai su 57. Scusate, sì, eccoli qua. Appaiono questi tre. Ecco, cosa vi servono questi? Cioè, se io voglio prendere questo dato qui specifico con queste iconcine, mi posso far dire come si chiama questa variabile nel messaggio, eh? Come si chiama quella, come quindi posso riferirmi solo a quell'elemento lì, il percorso che arriva a quello là. Perché vedete, alcuni sono oggetti, alcuni array, a seconda se uno è un oggetto o un array bisogna indicizzarlo in modo diverso. Se invece uso quello, ora poi andiamo a vedere, se uso quello nel mezzo mi copia solo il valore, quindi se io faccio questo mi copia 57, value copied, l'altro vi dice path copied. E ora vi faccio vedere cosa c'è. Mettiamolo sul notepad. Eccolo qua. Ok, quindi quello è il valore. Scusate, vi faccio vedere. Il valore del parking lot. Dentro l'array binding 0, nell'insieme dei results, nel real time del messaggio che è stato sparato. Vedete, sugli oggetti segue il punto, quindi real time, result, bindings, questo è un array, prende lo 0, punto free parking lots e sotto c'è punto value. Comprendiamo però, che è complicato. Però hanno messo questo apposta per clicco e so. Qual è con questo quel ovviamente percorso. Si fa tutto, qualsiasi messaggio complicato che sia, si va lì, si riesce a capire qual è, come si può accedere al singolo elemento di qualsiasi messaggio, anche seppur complesso nella sua struttura. Ok, allora, e questo ce lo teniamo perché ci serve. Allora, ora in uscita abbiamo tutto il JSON, però sulla dashboard non conviene visualizzare tutto il JSON, quindi andiamo a prendere il nodo funzione che ci consente di andare a scendere a modificare il messaggio di uscita da questo nodo. Vedete, lui sotto vi dice return message perché tutto quello che si passa è message. In particolare, non facendo niente, quel blocchetto lì riceve un messaggio in input e ritorna return in output lo stesso identico messaggio. Lo faccio vedere qua. Anche con il nodo funzione ritorna lo stesso messaggio di prima. Okay. Però il messaggio sta passando dentro il blocchetto F arancione e per un momento non ha nessun nome. È un'occasione lì dentro, manipolando con un po' di JavaScript, che è un linguaggio abbastanza basico, di base non tipizzato, si possono fare delle trasformazioni dati in modo abbastanza semplice.
in particolare, dentro ai messaggi c'è una cosa che si chiama payload. E infatti si vede bene che il debug di default visualizza message.payload. Ci sono anche altre variabili, ma concentriamoci su message.payload. Io voglio cambiare effettivamente il payload che viene sparato. Perché se vedete, quello là è message.payload e vi dice è un oggetto e vi fa vedere qual è l'oggetto. Io in questo caso qua, siccome ho il path del numero di parcheggi liberi, lo incollo. Lo traduco non in informatichese. Ok. Siccome abbiamo preso il nome della variabile di prima, quel nome che abbiamo copiato nel dentro, questo qui è il nome di quella variabile di 57 parcheggi liberi. Gliel'abbiamo chiesto come si faceva avere l'identificativo di quella variabile, no? Ed era quella stringa che ci siamo copiati. Quindi lui cosa ha detto? Nel messaggio mi prendi quella stringa lì e lo copi nel messaggio d'uscita. Sì. Quindi ora, cancellando tutto, sta facendo, invece di prendere tutto il messaggio complicato che c'era, sta prendendo semplicemente quella parte e la passa in uscita. Il risultato è che viene in uscita un messaggio molto più semplice, solo quello che mi interessa. Faccio vedere, se faccio done e deploy e vado a ripremere il pulsante. Qui si può pulire il debug con questo qua. Mistero, mettiamo un punto e virgola. Fai done. È la prima. Ah, no. Non mi aveva preso il nodo nel mezzo. Non mi ha preso il nodo. E quindi lui passava e quello lì non lo sentiva. Vabbè. Non c'era verso perché. Questo se ne è accorto perché c'è quel pallino blu che dice che quel blocchetto lì non era coinvolto nel flusso. Ok, ora invece lo è e infatti vi dà che ora c'è il 59, esce 59, sì, perché sta ogni quarto d'ora si aggiorna. Dal messaggio completo molto articolato che arrivava da quel parcheggio dove c'era di tutto, compreso la capienza, i posti liberi, le informazioni di dove era, le coordinate GPS, tutto quello che potete immaginare attaccato a un servizio complesso di una città, vi ha estratto solo quello che vi serviva e vi torna fuori non un numero, ma una stringa in questo caso, cioè un insieme di caratteri che in questo caso sono 5 e 9, quindi non è proprio un numero. Per farlo diventare un numero, un nodo utile per questo è metterci JSON. E le stringhe, se sono dei numeri, li trasforma in numeri. Esatto. Però vi ha tirato fuori la data. Questi misteri. Penso che abbia sempre funzionato, tranne adesso. Questo. 59. Allora lui ha cliccato sul numero 59, che però, siccome siamo in un ambiente di messaggi, volendo lo potete vedere anche in notazione esadecimale. Non so perché sia apparsa la data. Per chi sta facendo una decodifica di un messaggio che è encoded però base 64 o qualcosa del genere, o rovescio, insomma, vabbè, è una roba più da, sì, da hacker, da comunicazionisti. Insomma, se cliccate su questi numerini che appaiono, lui ve li converte di vario formato. Va bene? In questo caso 59, via via passa il tempo, prima c'era 57, ora c'è più posti liberi. Sì, sì, perché Pieraccini Maier verso quest'ora si inizia a liberare. Sì. Si libera, perché è finito il passo e quindi... Ok.
che ci si può fare con questo numero? Si manda su una dashboard. Si manda sulla dashboard, eh? Per esempio. Magia. Per ora non avete chiuso il cerchio, cioè avete preso un dato, creato un processo che potrebbe essere anche programmato per, tramite questo nodo di inject che abbiamo visto all'inizio, potreste anche metterci un periodo di aggiornamento, cioè che vi va a leggere questo dato ogni 10 minuti, per esempio. Si può mettere qua. Nell'inject. Qua. Ogni quarto d'ora, ogni quanto voi volete. E il numerino però è dentro il sistema. Non è visualizzabile da nessuna parte. Ora, quello che sta facendo Claudio è mettere un qualche sistema di visualizzazione basato sulle dashboard. Quindi ho preso il nodo single content, lo vado a configurare per crearmi una nuova dashboard. Quindi vedete qua c'è show list, mi fa vedere le mie dashboard. Se voglio aggiungerlo a un'altra dashboard che ho già fatto, ascoltate un attimo, lo posso aggiungere. Cosa ha fatto Claudio? Chiudi questo affare, se lo son perso. Ha preso il blocco single content, questo dov'è? Questo qua. L'ha messo qua. Il blocco single content è un blocchetto che è un widget di una dashboard Snap4City. Passo successivo. Cosa fa il single content? Visualizza almost everything, quasi tutto. Numeri, stringhe, HTML. Numeri interi, numeri in virgola mobile, quello che vi pare. Sì. L'ha attaccato, ora va configurato. Non ha fatto deploy, lo vuole configurare. Vedete. C'è il pallino blu. In questo lo caso apre e lo configura. C'è anche il triangolo rosso, vuol dire è configurato male. È configurato male. Dangerous. Se io vado a fare deploy, mi dice c'è un nodo single content che è configurato male. Cosa vuoi fare? Lo vuoi deployare lo stesso? Se lo deployo, non funziona. Consigliamo di non fare. Tornate indietro e andate a vedere cosa. Vedete, per esempio, in quasi tutti i nodi vi trovate colorato di rosso cos'è che non funziona. Ora, allora, in questo caso anche la dashboard name non c'è. Quindi. Qui cosa c'avete? Che cos'è quello? È un widget, quindi i widget sono elementi grafici di dashboard. Vuol dire che se voi avete già una dashboard, quel widget potrebbe essere un nuovo widget dentro una dashboard che voi già avete, oppure potete creare una nuova dashboard e un nuovo widget in un colpo solo, che è quello che sta pensando di fare Claudio. Quindi vado su crea nuova. Si chiama basic. Facciamo al contrario. Premo done. Vedete, va via il triangolo rosso, rimane il tondo blu e faccio deploy. Quindi lui ha dato un nome alla dashboard e un nome al widget. A questo punto, senza andare nel dashboard editor, il sistema ha creato una nuova dashboard che lui si trova fra le sue dashboard personali ed è una dashboard privata, punto. E ovviamente si può andare a ricercarla tramite le dashboard o si riapre il nodo e si pigia view dashboard o edit, a seconda se si vuole andare in view o in edit. E avete il nome della dashboard che avete inserito e il widget, che ovviamente attualmente indica 0 perché ancora non gli abbiamo mandato niente. Se si va a premere il pulsante arriva il 59 perché ho lasciato collegato il nodo di debug. Voglio vedere che è arrivato. E qua allora, è arrivato il 59. Non avete avuto bisogno di ricaricare la pagina web, è chiaro? Questo è event driven, i messaggi vengono caricati e aggiornati senza bisogno di ricaricare la pagina web. È importante questo, chiaro? Sono delle visualizzazioni che vanno tramite WebSocket sicuro in modo event driven. Poi è possibile mandarselo per mail.
andando a trovare il nodo email in uscita, perché poi c'è anche email in entrata, ma e si deve andare a configurare. Ovviamente questo qui è preconfigurato con il server di Gmail. Se uno non ha la propria email di Gmail, lo deve cambiare. Cosa vuoi? Me la puoi mandare a me? Sì, ma mi serve anche l'user ID suo, perché ho la doppia autenticazione, se no ci si mette. Quindi qua dovete inserire. Vabbè, si prova. L'ultima volta. Quindi qua dovete inserire i vostri dati. E qua mi metto io, per esempio. No, tu, quindi lo mandi a lui. A me. Ah, la mandi da a lei. Te. Da sì. Me. Vabbè. Si può fare. O uno se lo manda per se stesso. Vediamo se va. Vediamo. Non so come funziona la doppia. Quindi c'è un destinatario, un mittente e un destinatario sostanzialmente. Sto mandando una mail. Devo dire da chi è che la manda e usare username e password ovviamente di chi la sta mandando. In questo caso è la mia e la sta mandando a lui. Ci ha detto che non gli va bene, eventualmente abbiamo sbagliato qualcosa. No, poi c'è la doppia autenticazione. Chi ha la doppia autenticazione non ne ho idea. Perché chiede application specific password. Questo andiamo a vedere. La doppia autenticazione va vista. No. Vabbè, dai, diamolo per scontato. Mandare una mail è abbastanza facile. Magari se non avete questi meccanismi, il double check l'abbiamo noi, perché sono utenti da amministratore, risulta un po' più facile. Poi vi faccio vedere anche, oltre a quell'uscita lì del single content, si può avere, questo è un nodo che avevo già preparato, un flusso gauge, speedometro o time trend, che è quello che vedete nelle slide. Ok, se io ho slide, trovate questo esempio qui. Ora però bisogna andare avanti, sì, perché se no non ci si fa. Allora esercizio, eccolo qua. Ok, allora a questo punto comincia la parte dove dovreste fare voi qualcosa. Siamo un po' in ritardo, dobbiamo accelerare. Ok, quindi queste si scorrano velocemente, è la spiegazione che vi abbiamo dato adesso. Esatto, ora c'è questo. Voi avete questo esercizio e vi distribuiamo questi fogli. Sì. No, gli esercizi sono due, vediamo se riusciamo a farlo. Magari sforiamo un po', abbiate pazienza, li teniamo oltre l'una, li terremo anche oltre l'una, ma potremmo arrivare in fondo per bene a fare tutto. Perché altrimenti. E double face, due facce, X1 e X2, ok? Sembrano uguali, sono esattamente identici, però cambia esercizio 1 e esercizio 2. Ora ci si riferisce all'esercizio 1, possibilmente. Allora, voi cosa dovreste fare? Potete o farlo solo sulla carta, se avete già capito tutto, potete consultare liberamente le slide, oppure, ovviamente, però dopo questa slide voi non avete la spiegazione, ovviamente. E potete anche provarci, avete 15 minuti, utilizzando quell'app che avete creato all'inizio. Quindi c'era quella famosa IoT app che vi ho fatto creare. Okay, potete entrare nell'IoT app, anzi vi consiglio di farla, e cominciare a prendere fiducia, a rifare alcune delle cose che abbiamo fatto noi, con l'obiettivo di creare un'app che legge un valore da un servizio, per esempio il parking lot che abbiamo visto prima, car park Pieraccini, e mandare un messaggio se supera una certa soglia, oppure se è inferiore a una certa soglia. Guarda, mi informi se non ci sono più posti liberi, oppure mi informi quando ci sono posti liberi. Questo dipende dalla vostra voglia di quello del vostro interesse. Ok? Quello che vi chiediamo di scrivere sulla carta è di fare una X sui blocchi che vi servano.
in modo da sforzarvi di darci un feedback sul fatto che avete un po' intuito come funziona il meccanismo della composizione dei blocchetti nel flusso. Ok, ora vediamo la soluzione velocemente. Bene, la soluzione è questa qui. Una possibile soluzione. Quindi c'era timestamp, service info, la funzione che estrae i parking lots liberi, la funzione JSON che lo trasforma in intero, poi lui ha usato il blocchetto switch per scomporre, diciamo, il messaggio in due parti. Decide se maggiore di 50 o minore di 50. Invece di fare un if, alcuni hanno scritto l'if nel JSON, si poteva usare anche questo. E poi l'ha mandato su un single content, quindi su una visualizzazione della dashboard, mandando dell'HTML dentro le due funzioni free park e busy park, e in questo caso gli viene una scritta in HTML che lui ha deciso se ci sono posti liberi scrivere in verde, poteva farla scrivere in rosso e cose varie, se ce n'era meno di una certa soglia, eccetera eccetera. Qualcuno sorride, si poteva fare. Lo potete fare a caso. Allora, nella versione che io vi metterò stasera delle slide trovate anche la soluzione. Nelle slide di ora no, ma in quella che vi metterò fuori troverete anche la soluzione. Perché poi la versione era interattiva delle slide, non riuscivano a copiare questo, quindi hanno dovuto riscrivere anche quello. Quella è un po' portato via tempo. Ok, allora andiamo avanti. C'è un'altra demo che facciamo vedere solo in slide, perché se no non ce la facciamo. Ok. Quindi ora Claudio ce la spiega un po' velocemente, così andiamo avanti, perché se no non ce la facciamo. Questa è un'altra demo propedeutica ad un altro esercizio, che è quello della pagina successiva. Quindi velocemente, Claudio. Quindi questo qua va a leggere dei valori real time da una lista di servizi, fa la somma di questi valori e li pubblica su una dashboard. Quindi si va a utilizzare il nodo di inject, service info che avete già visto, in più ci aggiungiamo service search dentro un cerchio, funzione che avete già vista e i nodi della dashboard. In più abbiamo quelli che abbiamo visto in precedenza, lo split, lo switch e il join. Quindi l'inject l'abbiamo configurato per mandare il timestamp e lo mandiamo ogni 15 minuti, perché i parcheggi, è sempre sui parcheggi, si aggiornano ogni 15 minuti. Poi il service info in questo caso lo lasciamo vuoto, vediamo dopo perché. Lo split splitta sull'array che mi arriva dal service info, e lo fisso su lunghezza 1, quindi mi splitta ogni singolo elemento. E poi vediamo come si collegano. Abbiamo il service search dentro un cerchio, quindi vado a ricercare i parcheggi, perché sotto ho selezionato car park e ho tickato car park all'interno dell'area di Firenze. Ora, quella era un po' la configurazione dei nodi. Perché questo? Perché allora lui manda il segnale a questo nodo che è configurato per cercare i parcheggi nell'area di Firenze. Nell'uscita sopra, vedete, prima questa uscita qui era simile a quella sotto di qua, cioè lui fa uscire sotto i dati in formato JSON di tutti i servizi che trova. Sopra esce il service URI di tutti i servizi, quindi ho un array di service URI di identificativi dei parcheggi. Li splitto e per ognuno di quei service URI vado a recuperare le informazioni col nodo che abbiamo visto prima.
Quindi qua passano come prima car park Piraccini Maie, ce ne altri tipo Careggi, Fortezza Fiera e così via, passano tutti. Nello switch vado a controllare se message.payload.realtime.results è non nullo. Quindi vado a controllare se il parcheggio che sto analizzando ha dei dati in real time. Se li ha, me lo spara fuori e qua riunisco tutti i parcheggi che hanno un valore di real time. E qui faccio quella cosa che vi ho detto prima, cioè metto 3 secondi di tempo. Non metto un conteggio perché non so quanti saranno i parcheggi che hanno un valore di real time. Quindi non posso mettere un conteggio, altrimenti mi si fermerebbe lì. All'interno della funzione faccio una semplice funzione di somma dei valori, quindi ciclo sull'array e vado a sommare gli elementi di prima. Se vedete, questo è lo message.payload di, perché è un array, realtime, result, binding, free packet of value, è la stessa stringa di prima. Questo è un pochino più complicato perché ha una parte di JavaScript dove c'è un costrutto iterativo. Sì, un ciclo. È un ciclo for un pochino più... Quindi un po' di programmazione, un po'. Infatti c'è tre. Prima ce n'era due, ora ce n'è tre. Però è solo la funzione dove si... Gli altri sono configurabili semplicemente. Però state facendo un'operazione complessa, cioè state raccogliendo tutti i parcheggi liberi di una zona o anche di una città. Tutti i parcheggi liberi del centro, per esempio, potrebbe essere anche tutte le macchine che stanno entrando in un'area, potrebbe essere tutti i posti liberi negli ospedali, potrebbe essere tutte le persone che sono attaccate al wifi, potrebbe, insomma, stai facendo un'operazione sì, complessa. Cioè qui se si vuole una sola istruzione, quindi non è se una si, cosa da, se si vuole... da trascurare. È vero che l'istruzione la dovete meditare, magari, dovete imparare a scriverla, però non è poi così difficile. Se questo si vuole rieditare per qualsiasi altro servizio che ha del real time, basta cambiare la categoria ricercata qui e se si chiama in modo diverso questo nome qui e rimane uguale, perché alla fine cambierà, non ci sarà free parking slot ma wifi e ricerco i wifi, fine, rimane lo stesso flusso. Va bene, andiamo avanti. Quindi c'è l'esercizio 2 ora. Andiamo avanti. Allora, qui vi spiega, ci avete anche la descrizione. Scusami. Ah, sì. Ci avete la descrizione di come si legge per il flusso, in modo che se ve la volete rileggere, eccetera, cioè come si, cosa fa. Passo passo. E poi c'è l'uscita che potete anche visualizzare tramite questa dashboard che dovrebbe essere pubblica. Sì, ok? Quindi la potete visualizzare e vi dà questo esempio. Allora, ora c'è un'altra esercitazione da 20 minuti. Che cosa fa quella? È la pagina dietro di quella del foglio che vi ho già dato, quindi l'esercizio 2, creare un'applicazione che legge un valore da una lista di servizi, per esempio il car park, l'avete già visto, e calcola la media dei parcheggi liberi e manda il valore su una dashboard attraverso i 4 nodi che abbiamo visto, quindi gauge, trend, single content e tachimetro, speedometer. Ci avete 20 minuti. Poi alla fine di questi 20 minuti vi do il time out e dovete fare le crocettine e noi vi riprendiamo questi fogli. Spiegazione molto veloce. Va bene? Un consiglio, usate la stessa app. Sotto fate. Se avete bisogno di avere un'altra app, potete tranquillamente o aprire un secondo folder, cioè, voglio vedere un po'.
aprire, fare un più lì, qua, tac, vi appare un secondo folder, oppure prendete lo stesso flusso e lo modificate. Potete anche selezionare quel flusso che avete già fatto e lo copiate attraverso CTRL-C, CTRL-V come fate con Word. Quindi potete copiare il flusso e lo clonate. Allora andiamo avanti, facciamo la correzione di questo esercizio velocemente. Ovviamente sì, perché non ci abbiamo tempo. Comunque la trovate poi dopo. Allora, questa era la soluzione. Era praticamente uguale a quello precedente. Il malizioso sì, Claudio se ne accorge. Era praticamente uguale a quello precedente. L'unica differenza era nella funzione. Come calcolare la media data, c'era la divisione quella lunghezza, quindi era abbastanza facile da fare, perché somma diviso la lunghezza dell'array sostanzialmente, cioè il numero di misure, e poi era tutto uguale, era abbastanza facile. Quello che veniva fuori era ovviamente molto simile all'altro con il valore medio. Va bene, cominciamo la parte di data analytic. E qui si passa da 2-3 stelle a 4-5, da 2-3 snap a 4-5 snap. E quindi questo è un problema, diciamo così. Diciamo, stiamo a complessità crescente. Che cosa è possibile fare dentro Snap for City? Normalmente questo è quello che viene presentato come quello che si può fare oggi nell'ambito del data science. Quindi all'interno della piattaforma Snap for City potete fare data quality, quindi processi che vanno a verificare la qualità del dato, statistica descrittiva, quindi a fare analisi del dato e produrre delle analisi descrittive di tipo statistica, si può fare analisi multivariata, si possono fare modelli predittivi, si possono fare modelli predittivi con un numero elevato di algoritmi che vanno dai modelli di statistica, ricerca operativa oppure anche di machine learning, ovviamente intelligenza artificiale. In più si possono fare delle integrazioni con i modelli semantici, cioè si può tenere conto di quelle che sono le relazioni delle entità nella città, per fare in modo che i modelli di machine learning possano tenere conto anche delle relazioni semantiche che ci sono fra gli elementi. Quindi siamo nell'ambito del data analytics big data in assoluto. Di solito chi fa intelligenza artificiale si finisce nel business intelligence o business analytics, finisce qua. Noi siamo nella parte più di frontiera. Cioè si fa tutto quello che si può fare oggi al massimo livello. Questa parte qui lo si fa anche, diciamo, la parte di machine intelligence, quindi machine learning, artificial intelligence, di semantic computing, la si fa anche utilizzando TensorFlow e quindi architetture parallele. E principalmente la parte di data analytic permette di fare delle informazioni. Dove la troviamo la parte di data analytic? La si trova o informazioni tipo strutturali, tipo algoritmi di data ingestion, di controllo del dato, data mining, anomaly detection, oppure algoritmi di indexing, oppure si possono fare delle informazioni di tipo dinamico, per esempio calcolare le heatmap, fare le analisi, fare le predizioni o l'anomaly detection. Io vado un po' veloce e poi così arriviamo alle parti interessanti con Irene. Oppure ci sono delle tool particolari che producono dei risultati che vengono poi visualizzati con dei tool più sofisticati che vi ho fatto vedere quando abbiamo visto le dashboard, tipo gli algoritmi di routing che permettono di avere poi tool di routing, o gli algoritmi che calcolano le traiettorie tipiche in città,
o gli algoritmi che calcolano la ricostruzione del traffico, o gli algoritmi che calcolano le mappe di origine e destinazione, o le simulazioni della domanda verso offerta, per esempio sulla mobilità. Per noi tutta questa parte qui, anche questa, fa parte, diciamo, dell'insieme degli strumenti di analisi what if, composti nel vario modo. Anche questa per noi è data analytics, anche questa parte qua. Quindi, diciamo, in Snap4City permette di creare processi molto semplici di data processing. L'abbiamo visto l'esempio con Claudio. Però quando la complessità dell'algoritmo, quindi implica avere del machine learning, implica avere un'analisi più profonda dei dati, tipicamente si passa dalle applicazioni di trasformazione dati fatti con l'IoT app oppure con l'ETL a algoritmi più complessi scritti in RStudio, TensorFlow oppure MapReduce, se c'è una parte fatta con HDFS, quindi Hadoop File System, oppure anche Java, Python e altre cose. Questi sviluppi, cioè le IoT app come la parte fatta in R, Python, ETL, eccetera, sono algoritmi che possono essere sempre condivisi nel Resource Manager insieme alle altre cose. Cioè è possibile condividere oppure prendere spunto da altri che hanno già fatto processi ETL o processi IoT per fare i propri, quindi andare nella library, cercare qualcosa di simile, partire da quello, imparare, vedere i test case fatti da altri, vedere i training fatti da altri, imparare e da lì fare cose sempre in minor tempo. Trovate il self-learning anche su questi aspetti qui. Cosa si possono fare con questi algoritmi di data analytics? Questa roba ve l'ho già fatta vedere, quindi ora veramente volo. Quindi questo è lo smart parking. Lo smart parking è roba fatta in R, è roba che già è distribuita sulle app. Abbiamo risultati di predizione di capacità predittiva oltre il 97%, lo trovate sulle app, ve l'ho già detto. Fa parte anche della Smart City, diciamo, della control room della Smart City di Firenze, oppure analisi del comportamento utente. Queste sono mappe di origine e destinazione, heat map e cose varie. Scorro velocemente, analisi dei comportamenti tipici sulle H24, modelli predittivi sul comportamento, anomaly detection se volete. Ogni tanto trovate queste slide che vi danno un link a una pubblicazione scientifica che noi ci abbiamo fatto là. Quindi se voi volete sapere come funzionano queste robe, io vi consiglio di seguire il link e scaricarvela. Tutte le nostre pubblicazioni sono open access, cioè supportiamo noi il costo della pubblicazione purché la pubblicazione sia open access. Comunque sono tutte pubblicazioni di IEEE, Elsevier, tutte top gamma della pubblicazione scientifica internazionale. Ricostruzione del traffico, quindi modelli di costruzione, modelli di valutazione del traffic flow sulla città. Anche questi link sono interattivi, vi consiglio di andare a vederli. In questo caso Firenze, Fipilì, Santiago, Livorno, eccetera, e anche qui le pubblicazioni. E modale e multimodale, routing modale e multimodale. Dati ambientali, ecco, sui dati ambientali ora Irene ci farà vedere qualcosa su come si calcolano le heat map. Avendo un certo numero di dati, di sensori distribuiti sul territorio, come si può arrivare a fare le heat map? Le heat map sono queste mappe chiamiamo di calore, comunque sono mappe che noi utilizziamo prevalentemente di tipo calibrato, e quindi sono a quadratini invece di avere il modello gaussiano. Quindi si possono calcolare un po' su tutto e si può fare le animazioni, si possono vedere con dei modelli già fatti. Questo ve l'abbiamo fatto vedere già l'altra volta. Se cliccate qui potete andare su questa heatmap a vedere questa dashboard, a vedere queste heatmap. Corro velocemente per farvi vedere, per ricordarvi queste cose, però avete già visto. Un'altra fonte di dati è i social media.
Social media vuol dire avere, nel nostro caso, una piattaforma come Twitter Vigilance che acquisisce i dati in continuo su Twitter, ne fa un'analisi anche di sentiment analysis e quindi conta su praticamente il numero dei tweet e fa la sentiment analysis su certi dati che possono essere riferiti a dei canali specifici, per esempio al canale Firenze, oppure canale trasporto pubblico, canale sanità, canale terrorismo, canale eccetera eccetera. Queste visualizzazioni in tempo reale sulla Twitter Vigilance RT sono visualizzazioni a 5 minuti che ti fanno vedere la sentiment sui tweet di un canale specifico. Queste informazioni sono accessibili dentro le IoT app e sono anche accessibili per poterci fare delle elaborazioni successive, cioè potete mettere una soglia per esempio sul valore di sentiment di un certo livello e farti mandare un allarme, oppure andare a vedere quando si supera certe soglie di positività o negatività, andare a vedere quant'era per esempio il numero di parcheggi occupati o altre cose di questo genere. Quindi questa è la parte sentiment analysis. Può essere utilizzata come meccanismo di early warning, questo ve l'ho già detto, questo è lo sbotto della bomba d'acqua del Lungarno Colombo del 2015. Questi sono andamenti. Allora, la parte di Twitter può essere anche utile per predire, per esempio, il numero delle presenze a grandi eventi, come c'è stato su Expo, oppure il numero delle presenze sull'audience televisivo, per esempio X Factor e Pechino Express, come abbiamo fatto. Ci sono ancora citazioni e potete anche fare un altro lavoro fatto su Twitter, per esempio, sono le predizioni sulle ondate di calore fatte con il LAMMA. E altre analisi fatte su come vengano utilizzati gli hashtag in termini di allerta meteo nazionale. Data Analytics, entriamo nella parte di Data Analytics. Come arriviamo a poter mettere un Data Analytics dentro complesso, diciamo, dentro alla piattaforma Snap for City? L'utente, in questo caso un utente di tipo area manager, quindi è un developer. La maggior parte di voi sono registrati come manager, non come area manager, e quindi non avete l'abilitazione alle funzioni di sviluppo in R. Comunque anche l'utente di area manager deve innanzitutto diventare area manager e poi chiedere un account RStudio, che dipende ovviamente dalle risorse che abbiamo a disposizione. E avere un account RStudio vuol dire poter entrare su un'interfaccia R, sviluppare un programma R, come ci richiamerà Irene dopo. Questo programma R può essere poi richiamato da dentro una funzione IoT. Quindi le due cose sono collegate. Quindi in R mi crea un nuovo blocco, mi crea una nuova funzione che fa una funzione d'analitica avanzata che però posso riusare dentro un flusso. Quindi il flusso mi diventa un gestore di workflow, dove io prendo i dati, li preparo, li mando ad R, il quale li trasforma, ne fa un'elaborazione e produce un risultato che poi decido io di mandarlo magari su un blocco di visualizzazione dashboard tradizionale. Li posso anche salvare sul resource manager, eccetera. Questo è come si vede R. Si vedono varie visualizzazioni. R è uno strumento molto potente, ci sono delle librerie immense. Quello che abbiamo fatto noi è permettere di gestire R attaccato alle Smart City API, cioè è tutto integrato, quindi da R potete accedere all'infrastruttura dati della Smart City, cioè ci avete un accesso diretto a quello che è le Smart City API, e quello che vi farà vedere Irene è proprio quello dell'utilizzo delle Smart City API. Questo è un esempio in cui è stato fatto un blocchetto di anomaly detection e tutte le volte che qualcuno fa il solito click injection viene chiamato il blocco di anomaly detection e poi vi dà magari il risultato. È possibile fare la stessa cosa su Python. Al momento la soluzione Python invece di R non è accessibile per gli utenti esterni,
è solo una soluzione che usiamo noi in Python e Java, non è una funzione che per il momento stiamo dando a chi sta fuori. Passo la parola. Allora, quello che andremo a vedere adesso è come, diciamo, creare un IoT application dentro la quale andremo a caricare appunto uno script R e quali sono le caratteristiche che questo script R deve avere per essere inserito all'interno di Node-RED di un IoT application, quindi le caratteristiche principali per rendere questo script plumberizzato, e poi vediamo perché plumberizzato. E quindi nello specifico come andare a caricare, a scaricarci i dati, quindi a caricare in R i dati che ci interessano in tempo reale attraverso Smart City API, e come salvare in questo contesto specifico dati relativi a delle heatmap, perché il nostro obiettivo in questo esempio è andare appunto a costruire, una volta scaricati i dati in real time, delle heatmap relative ad una certa misura, come può essere ad esempio la temperatura in una certa area, e quindi andare a salvare tramite delle API i dati della heatmap. Inoltre, come creare appunto un'applicazione IoT, e lo vedremo attraverso la configurazione dei nodi, più o meno quello che avete visto fino ad ora, però con l'utilizzo all'interno di uno script R, quindi come andare proprio a caricare all'interno di un nodo lo script R, e quindi come creare poi un'istanza Data Analytic, e terzo punto, diciamo, come visualizzare l'heatmap che abbiamo creato e come visualizzare delle dashboard di controllo della heatmap. Quindi andremo a vedere anche, utilizzando il blocchetto, il nodo che avete visto fino adesso, il single content, poi lo vedremo, come creare una dashboard per vedere se la nostra heatmap è andata a buon fine, cioè è stata creata, oppure se ci sono stati dei problemi, ad esempio mancanza di dati o qualsiasi altro tipo di problematica. Quindi partiamo dal definire che cos'è Plumber e perché l'R script viene definito plumberizzato, tra virgolette. Plumber intanto è un pacchetto R che ci consente di generare delle web API dal nostro codice, e quindi è proprio quello che ci permette di inserire R all'interno di una IoT application. È il primo passo. Le caratteristiche che questo script deve avere sono quelle due annotazioni: let get e il serializer. Partiamo dal secondo, che è let serializer. Quello è, diciamo, fisso, e quello appunto ci permette di creare delle risposte di R. Le risposte di R saranno dei JSON in questo caso, quindi lavoreremo sempre con dei JSON, dati in formato JSON, e quello, diciamo, è fisso. Quello che invece cambia è il get. In questo caso il slash toScanHeatMap è il nome che ho dato io alla mia funzione R. Quindi io chiamerò la mia funzione di R toScanHeatMap. Poi, insomma, vedremo. La cosa importante è che queste due annotazioni devono necessariamente, poiché R funzioni all'interno dell'applicazione IoT, devono stare in cima al codice, in cima allo script. Cioè devono essere loro subito dopo la funzione R, senza nessun commento fra queste due. Come secondo step, appunto, è quello di creare una funzione che abbia lo stesso nome del get, come vi ho detto prima, in questo caso toScanHeatMap. Questa sarà una funzione, quindi andiamo nel codice e se poi avete domande, ecco, fermatemi pure, che avrà in questo caso 5 parametri di ingresso. Questi parametri dipenderanno dal tipo di dato che noi vogliamo andare ad utilizzare. Quindi in questo caso la categoria del sensore: var name from date and time to date and time edit map name. Quello che voi potete scegliere è sicuramente l'heatmap name, potete dare un nome alla heatmap, il nome che volete, in questo caso air temperature Tuscany test, l'ho scelto io, potete mettere quello che volete, sarà quello che poi vi dovete ricordare per poterla visualizzare, e dopo vediamo come. La categoria del sensore e il nome, il var name, sono delle costanti a seconda di quello che è il sensore, la tipologia di sensore che volete utilizzare. In questo caso, sempre, per capire
quali sono, a seconda di quello che volete andare a mappare. La categoria del sensore si riferisce alla sottonatura, al subnature del sensore, quindi la tipologia del sensore. Questo è uno screenshot del service map, lì c'avete il link, potete accedere al service map. Se lo fate, magari riuscite a rendervi un attimo conto di come tirare giù i dati. Quindi link al service map. All'interno troverete i transversal services. Fate uno zoom sull'area che voi volete mappare, andate a scegliere quello che è il vostro sensore, quindi il sensor category che preferite, in questo caso weather sensor. Cliccando su un sensore vedete qual è il nome, il var name da utilizzare, quindi quello che vi dovete ricordare da inserire all'interno della funzione. Una volta fatto lo zoom sull'area che voi volete, diciamo, considerare, il passo successivo è quello di andare a capire quali sono i servissuri dei sensori, appunto quali sono i servissuri all'interno dell'area e dai quali voi vi scaricherete il dato. Non so se sono stata chiara, se non sono stata chiara richiedetemi. Una volta voi potete, diciamo, intanto mandarvi il link, che sarà in formato JSON, per email cliccando qui. Lo vedete esattamente la stessa schermata, anzi è di qua, cliccando sull'invia. Una volta che vi sarete inviati il link, sarà quello che vi servirà per potervi scaricare tramite R tutta la lista dei servissuri. Ci siete? Inoltre ci sono gli altri due parametri di ingresso, che sono il to date and time e il from date and time. In questo caso il to date and time, io ho messo la data e ora di stamattina, il formato deve essere quello lì, con la T che separa la data e l'ora, che sarà appunto l'orario finale, anzi il time slot per scaricarvi giù i dati. In questo caso io mi sto scaricando, diciamo, i dati relativi alle 10 di stamattina fino alle 2 ore precedenti, quindi dalle 8 alle 10. Questo è uno dei formati che potete utilizzare, specialmente per il from date and time, che in questo caso è 2-hour, potrebbe essere 3-hour, n-hour, oppure 1-day, oppure una data fissata come il to date and time. Andando avanti, questa, diciamo, è la query da R, questo è il codice R della query che voi utilizzerete per scaricarvi quella che è la lista dei servissuri. Questo è uno standard, nel senso che in questo caso qui, diciamo, io mi sto scaricando i dati dal service map per una certa categoria di sensori, che sarà quella che ho definito prima, in questo bounding box, in quest'area specifica, e questo è, diciamo, le coordinate dell'area della Toscana in questo caso. Voi la potete cambiare direttamente da qui, potete cambiare le coordinate, potete cambiare attraverso la funzione la categoria del sensore, e in questo modo, utilizzando la funzione from JSON del pacchetto JSON Lite di R, scaricarvi in formato JSON tutta la lista dei servissuri, che chiamerò ora, questa ho assegnato, appunto, viene fuori un JSON che si chiamerà sensor category JSON services, features, properties, eccetera, e io lo vado a inserire in Suri. Suri sarà la lista di tutti i servissuri all'interno dell'area che mi interessa. Questo è un esempio in cui è un esempio di sensori, in questo caso sono sensori IBIMET, open data, cioè sono open data, relativi a weather sensor, quelli ci sanno noi e ci sa l'accordo. Accordo IBIMET. Esatto, questo non è altro che la stessa chiamata di prima che avete visto prima, quindi avrò service map da cui mi sono scaricata tutti i sensori, l'area che mi interessa, la categoria di sensori weather sensor. Vi ricordo che questo pezzo qui non è che ve lo dovete imparare voi, ve lo dà il service map bello e fatto, esatto. Ve lo manda sulla mail. Ve lo manda sulla mail. Voi dovete solo fare lo zoom sull'area che vi interessa. Scegliere graficamente quello che vi interessa, qual è il sensore, chiedete al service map di mandartelo, ve lo manda sulla mail e poi lo copiate. Magari dopo lo possiamo vedere proprio. Insomma, sì. Questa è la sostanza. Sì. Una volta che abbiamo tutta questa lista di sensori, il passo successivo è quello di andare a scaricare i dati
che ognuno di questi contiene. Quindi in questo caso io ciclerò sulla lista dei service SURI e andrò a scaricarmi i dati relativi all'intervallo temporale che ho scelto utilizzando una Smart City API, che è questa qua, questa meglio, questa qui. Quindi in questo caso relativo al primo service SURI della lista che abbiamo visto prima, che è questo qui, per questo intervallo di tempo. E io per ognuno di questi andrò a tirarmi giù i dati che mi interessano e in questo caso li inserirò in una lista di R. Quindi io avrò alla fine di questa operazione una lista con all'interno per ogni service SURI che contiene dati, ovviamente, la lista del dato, il dato real time che mi interessa. Andando avanti ci sarà, diciamo, io non ve l'ho riportato ovviamente, tutta una parte di manipolazione del dato e di interpolazione, perché poi voglio creare una heatmap interpolata su un'area in maniera tale da coprire l'intera area sulla base dei sensori, quindi ci sarà tutta una parte di manipolazione. Dopo tutta la manipolazione e l'interpolazione noi otteniamo una cosa di questo tipo. Che cos'è questa? È una matrice in cui io avrò la longitudine e la latitudine di ogni punto interpolato nell'area, quindi avrò, ecco, una griglia. Per ogni griglia avrò un centro, una griglia regolare con un centro, ognuno di questo centro avrà un valore interpolato, in questo caso è una temperatura alta di questi giorni, insomma. E questo sarà il valore interpolato. Quindi quello a cui dovete voi arrivare voi per poter salvare i dati tramite un API è un qualcosa di questo tipo, una matrice fatta in questo modo qua. Quindi arriviamo allo step successivo. Come creare una lista R che mi consenta di trasformare i dati che io ho interpolato in un JSON così da riuscire a salvarli tramite un API apposita. Quindi in questo caso io sto creando una lista di dimensione della matrice interpolata e per ognuna delle righe della matrice andrò ad inserire la latitudine, la longitudine, in questo caso min obs, che sarebbe semplicemente il valore interpolato all'interno di una lista. Questa lista, diciamo che conterrà il nome della mappa, l'heatmap name, che è quello che avete visto in ingresso nella funzione, il metric name, che ora andiamo a vedere che cos'è, una descrizione che sarà quella che volete voi, cluster, che è un valore fissato, che è 0, sarà sempre in 0 in questo caso, la latitudine e la longitudine del punto, che saranno quelle che cambieranno, il valore interpolato, che sarà quello che chiaramente cambierà, e la data. La data dovrà essere del formato data t, che cioè il to date in time, ora con la z finale. E l'organizzazione, che in questo caso, siccome siamo su Firenze, sarà sempre visit. Potrebbero visualizzare anche Firenze, ora, sì. Di Firenze, no? Nel caso, sì, ora è Toscana, io visit. Sì, se eravamo su Helsinki, nostro, l'organizzazione, diciamo, sarebbe stata Helsinki. Fatta all'interno della nostra organizzazione, che è l'organizzazione dell'utente che sta usando. Esatto. Quindi abbiamo detto questo metric name. Che cos'è il metric name? Il metric name è quello che ci permette, nel momento in cui andiamo a visualizzare la heatmap, di identificare, di capire qual è la leggenda adatta alla nostra heatmap sulla base di quello che stiamo andando a mappare, diciamo, e corrisponde in tutti i casi al var name di input, di ingresso della funzione, tranne che per il PM10 e il PM25, che avrà quel nome lì, identity, perché diciamo la mappa è un pochino più... Ci sono due modelli di metrica, due modelli di... diciamo il metric name corrisponde alla color map utilizzata, esatto, per la codifica del dato, esatto, per la rappresentazione del dato. Ce ne sono diverse, nel caso di PM10 e PM25 c'è la versione low density, PM10 sarebbe semplicemente, sì, PM10 e PM25, invece l'high density vuol dire che anche se la leggenda è a 8 numeri, nella realtà c'è 150 colori, quindi colori. Viene molto più sfumata, più smooth, quindi viene una heatmap molto molto più bellina, densa e molto sfumata. Esatto, e quindi, ok, diciamo, una volta costruita la lista, quello che noi dobbiamo fare per poter essere in grado di salvare tramite API la matrice interpolata è trasformare la nostra lista in JSON. Questo perché? Perché, diciamo, a me la lista è necessaria in R per costruire i JSON, fondamentalmente.
fondamentalmente. Io passo dal costruire una lista in R e poi tramite sempre il pacchetto JSON Lite, eccetera, con la funzione toJSON la trasformo in un JSON. Però devo sempre passare dalla lista, ecco, diciamo. E attraverso queste API io vado a salvarmi i dati, a salvare la heatmap. Quindi qua faccio un post in cui manderò il JSON che ho creato. Se questo post è andato a buon fine, quindi lo status del post è uguale a 200, quindi è andato tutto bene, avrò questo parametro completed uguale a 1, quindi imposterò, mi manca un pezzo, non ve l'ho inserito, però basta impostare nel caso il parametro completed uguale ad 1. Se il parametro è uguale a 1, utilizzerò questa API successiva e manderò il risultato completo, l'API completa, tutti i dati in get al finale, e quindi andranno, diciamo, verranno scritti, verranno salvati e l'heatmap potrà essere visualizzata. Questo, diciamo, è tutto il più o meno il giro che deve essere fatto per salvare il dato. Ecco, questo vi ho riportato la forma del JSON, che è la forma che deve avere il JSON poiché i dati vengono salvati. Quindi è un array, per cui questo è un punto. Per ogni punto io avrò una cosa di questo tipo, fondamentalmente. Quindi map name, metric name, description, class, eccetera, eccetera. Date, organizzazione. Ok. Quello che avete visto è come intimamente si fa a creare una cosa nuova, però ci sono blocchi fatti in Data Analytics e belle fatte, tipo predizioni oppure la generazione delle heatmap, eccetera, eccetera. Questo che avete visto è una cosa, bisogna essere sicuramente programmatori quindi capaci di poter lavorare su un ambiente del studio che non lo si liquida in un quarto d'ora, no. Lo si impara in un quarto d'ora in un corso di questo tipo, arrivare a programmare in R. E quello, l'obiettivo della presentazione di Irene non è farvi vedere in modo che uscite da qui, ora sono diventato un programmatore in R, no, ben lungi, okay? È per farvi capire che non è una cosa così impossibile creare un blocco R che poi viene utilizzato, come ci fa vedere ora Irene. Ovviamente per farlo ci vuole un programmatore R, come se invece di essere R è l'equivalente di Python o Java, eccetera, si può fare la stessa cosa su Python e Java. Però se è progettato bene quel nuovo blocchetto che crea una nuova funzione all'interno della Smart City, quel blocchetto è usato n.000 volte. Chiusa parentesi. Ok, allora, sì, in realtà con R potete fare un sacco di cose, da questo è un esempio, diciamo. Ho fatto una lista prima dalle predizioni, esatto, di qualsiasi però, quello che vi pare. Esatto, la cosa che vorrei sottolineare, diciamo, è che nel momento in cui voi andate a creare una qualsiasi cosa con R, ci sono, diciamo, degli standard. Io ho cercato di farvi vedere quali sono questi standard, che può essere dal get, serialize, le annotazioni, che sono necessarie all'inizio dello script, fino alla tipologia di dato che posso andare a salvare, come posso andare a salvare il dato, come posso anche caricarli in R. Poi tutto quello che ci sta nel mezzo, potete fare tutto quello che vi pare, però poi alla fine il dato deve avere una forma specifica, che sarà quella del JSON, fondamentalmente. Quelli sono i punti fermi, poi dentro ci può essere di tutto e di più, ecco. Quello non è... Allora, una volta che voi avete creato lo script R, questo script voi lo mettete da una parte, che vi servirà ora da inserire nel blocchetto di Plumber Data Analytics, e vediamo come. Intanto, per creare una IoT application Data Analytics, questi sono i nodi necessari, li avete già visti, tranne il Plumber Data Analytics, tutti gli altri li avete visti prima, incluso il single content, che è quello che ci permetterà di andare a visualizzare lo status, fare un check della heatmap. Quindi questi, io parto dal presupposto che li conosciate. Questo vi ho riportato un esempio, una cosina semplice di flusso per creare la heatmap, per creare le heatmap in maniera iterativa, quindi ogni tot, e per andare a fare un check di quello che è lo status su una dashboard.
Ok, quindi cerchiamo di capire come andare a configurare ognuno dei nodi. Questo è il primo nodo, il nodo di inject, che io ho chiamato, gli ho dato io il nome, ho chiamato Air Temperature Heat Map Tuscany. Allora, diciamo che qui c'è una cosa da... bisogna stare attenti ad una cosa in particolare, che è cosa mettere qua dentro, nel payload. Se voi ci fate caso, qua, questo payload che l'avrà in formato JSON, all'interno di questo ci saranno gli stessi parametri di ingresso della funzione R. Quindi avrò var name, che è lo stesso di prima, litmap name, from date and time e sensor category, ma non avrò il to date and time. Perché? Non avrò il to date and time perché io voglio creare un qualcosa che, diciamo, ogni volta, ogni tot, magari ogni due ore, mi ricrei un ulteriore heatmap, per cui chiaramente deve essere dinamica. Il data e ora deve essere, il to date and time deve essere costruito in maniera dinamica, e per questo utilizzo un blocchettino, una funzione, un JavaScript, un codice, niente di... per cambiare ogni volta, va a capire qual è l'orario di adesso, lo arrotonda e quindi crea una nuova heatmap sulla base dell'orario attuale, e questo lo fa ogni tot ore, mi sembra che prima, con un intervallo, in questo caso qui c'ho l'intervallo, lo voglio che ogni due ore mi vado a creare una nuova heatmap e la vado a salvare con lo stesso nome e un orario diverso, e quindi di conseguenza nella mia dashboard io avrò, diciamo, lo storico di tutte le heatmap che avranno sempre in questo caso lo stesso nome, cioè Air Temperature Tuscany Test. Ok, il passo successivo è quello di andare a configurare il Plumber Data Analytic. In questo caso io l'ho chiamato heatmap demo, il nome che gli ho dato io. Allora, in questo caso dovrò, la prima cosa da fare è andare a inserire il relative URI. Questo qui ha la stessa annotazione del get, che del codice, nonché lo stesso nome della funzione R, e ci serve appunto per poter richiamare la funzione. Quindi questo è fondamentale, che il nome sia esattamente lo stesso. Una volta che ho inserito lo stesso nome, vado a caricare lo script che ho creato, quindi lo carico all'interno, diciamo, del blocchetto, del nodo, e mi creo un Plumber Data Analytic. Una volta che ho creato il mio Plumber Data Analytic, diciamo che sono più o meno pronta, ho quasi finito, insomma, diciamo. Quindi il passo successivo è quello di andare quindi a creare delle dashboard di controllo, come vi ho detto. Quindi è semplicissimo in realtà. Una volta caricato lo script che avete creato ed inserito il relative URI, avete finito. In realtà lo script R è già all'interno dell'IoT application, quindi è già, funziona già. Ok. Io in questo caso ho creato, utilizzando un'altra funzione, un altro nodo di funzione, quello che è la creazione di messaggi per capire se la heatmap è stata creata o meno. In questo caso, se è stata completata, il messaggio sarà di colore verde con data e ora eccetera, altrimenti se abbiamo dei problemi, come per esempio non c'è disponibilità di dati, il che può succedere, perché se i sensori non funzionano in quel momento o comunque ce n'è meno di tre funzionanti, non è possibile fare un'interpolazione, il messaggio sarà arancione e ci dirà che non ci sono dati disponibili. Quindi questo è il codice per creare questo tipo di messaggio. E come, diciamo, passo finale, andrò a configurare il nodo di single content. In questo caso mi creo una nuova dashboard che chiamerò Check Data Analytics o come volete. Una volta creata andrò a dare il nome al widget. Quello che avete, esattamente la stessa cosa che avete visto prima. Collegando tutto, deploy, inject, partirà, diciamo, la creazione delle heatmap in automatico. Cioè, è chiaro, se sono stata chiara. Ok, una volta che voi avete creato la vostra heatmap e vi ricordate il nome della heatmap, potete visualizzarla. Ci sono due modi per poterla visualizzare. Il primo è attraverso il wizard, immagino lo sappiate fare, creare una dashboard attraverso wizard, eccetera.
sceglierla, ok, nella lista delle, quindi vado avanti, lo sapete, quindi mi crea una nuova, vado a sceglierla, la scelgo, ok, e mi creo la heatmap, ok. Il secondo modo è manuale, quindi manualmente voi potete scegliere una heatmap che già esiste, è vostra, potete andare in edit, potete modificarla. Quindi una volta scelta la heatmap, voi andate in edit, appunto, una volta andate in modalità edit, cliccherete su questo triangolino del selector, andrete in more option, una volta entrati in more option vi si aprirà la lista di tutte le proprietà del widget. Nelle proprietà del widget ci sarà, anzi voi ne, diciamo, ne create una nuova, ci sarà un, c'è un più che qui non c'è, c'è un più, ne create, diciamo, aggiungete una riga e sotto query, una volta che avete dato la descrizione, quindi il nome che volete, che si chiamerà air temperature eccetera, qui per inserire una nuova heatmap andrete ad inserire questo link qua con uguale il nome della heatmap, della vostra heatmap, l'heatmap name, un esempio a questo punto, con air temperature Tuscany test. Una volta inserito lì dentro questo link e fatto conferma, voi potrete visualizzare all'interno della dashboard la heatmap che avete creato. Qui voi ci potete andare a fare un controllo, a vedere le heatmap che sono state create, perché questa è pubblica, per cui un esempio a questa qui che è la heatmap relativa alla temperatura di tutta la Toscana di, non mi ricordo che giorno, ieri l'altro, no? O parte sarà questa qui di ieri l'altro, però adesso la trovate aggiornata se tutto ha funzionato. Quindi questa è aggiornata. C'è un problema di rete sulla connessione, su non è cane il sistema, però vedo alcuni di loro hanno problemi di rete sulla slide. Comunque qui diciamo che questa voi la trovate, se la possono anche cercare, insomma. E qui ci sono tutte le heatmap che vengono, diciamo, create tutti i giorni, in real time, ogni 2 ore, ogni ora, dipende come sono state impostate. Firenze, Toscana, in questo caso l'esempio era della temperatura, però c'è air quality, PM10, PM2.5, sì, sono di test. Come al solito potete vedere anche l'animazione. E l'animazione, sul 24 ore. Se il modello è predittivo, se fate delle heatmap predittive, semplicemente date il date and time della predizione. Della predizione. E quindi lui ve le considera predittive rispetto all'ora attuale. Poi esiste un API che potete utilizzare per leggere, date 2 coordinate, per leggere il valore interpolato di una certa heatmap. In un punto qualsiasi di tutta la superficie. E quindi quello vi può servire per fare un routing specifico, oppure per capire quale potrebbe essere appunto il valore di temperatura, umidità, PM10, PM5, NOx, NOx, N1, N2, quello che è. Quello un sacco di seconda di quelli che sono i dati disponibili. Calcolate le interpolazioni. L'ultimo. Se fate un'interpolazione sul numero delle persone, a che punto ci avete il numero delle persone, quello è. L'ultima cosa, vi faccio vedere qui, ci sarebbe un link, ma a questo punto se non potete, insomma. Questo è un esempio di dashboard di controllo, qui c'è un sacco di widget, perché è uno per ogni diciamo, heatmap. Processo di generazione. Qui vedete è verde, purtroppo non si legge perché è enorme, che ci sta dicendo semplicemente interpolation completed e la data dell'ultima interpolazione, l'ultima heatmap. Qui si vede male, ma è arancione. In questo caso non ci sono dati disponibili, no? Data viable for date and time. Quindi più o meno questo, diciamo, no, finito, vi ho riportato self training. Questo più o meno è tutto il giro che si deve fare per creare uno script ad hoc per essere inserito in una IoT application. Quindi se avete domande, perché immagino questa è un po' la parte postica, però. Ok, allora mentre compilate il questionario vi faccio un richiamo al fatto che noi saremo allo Smart City World Expo, lo Smart City Expo World Conference, con uno stand fatto così come più o meno l'altro anno, ancora non è finalizzato,
questo, se volete informazioni su questo, ospitiamo su questi boot alcuni co-espositori o sulle parti dietro a questi boot, quindi chi è interessato deve contattare Nicola.